Your line is now unmuted. Buonasera, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Salve, 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 salve. Eccoci qui. Allora, vi do il benvenuto a questo nuovo webinar molto, molto particolare, visto che diciamo che in qualche modo sarà un webinar atipico rispetto al resto. Ci sono alcune slide, ma per lo più condivideremo insomma una bella quantità di link e di risorse utili. Tutti i link che ho raccolto per voi stasera rappresentano strumenti che per la maggior parte dei casi sono gratuiti, ma ci sono ovviamente anche quelli low cost, che come prometto, come promettevo all'interno del testo della presentazione del webinar, servono tantissimo in tutte le fasi di produzione. Li vedremo pian pianino, ne scopriremo insieme e anzi, se tra voi magari, anzi sicuramente ci sarà qualcuno che ne conosce tanti altri, utilizzate tranquillamente la chat per aggiungere le vostre risorse se volete e condividerle con gli altri. Per quelli di voi che sono al loro primo webinar, vi ricordo che il webinar è sottoposto a registrazione, quindi poi tra qualche giorno finirà su YouTube e che potete interagire con me e tra di voi attraverso la chat che trovate in basso a sinistra. Grazie Simon, che ormai fa da valletta. Abbiamo perso per strada Lori, ma fortunatamente c'è Simon che mi dà una mano, insomma, a portare avanti i webinar. E prima di cominciare, come sempre, vi do la possibilità anche di esprimervi, se avete qualche domanda, qualche richiesta, insomma, questo è il momento per farlo. Dopodiché ci lanciamo all'interno di questo webinar molto particolare che sono convinto che effettivamente, insomma, sarà di vostro gradimento, almeno lo spero, visto il numero di risorse che condivideremo e vedremo insieme. Ciccio è andato in ferie, ma infatti mi chiedevo che fine avesse fatto, è un po' che non lo sento, lo devo chiamare, appena posso lo chiamo. Allora, qualcuno vuole chiedere qualcosa? Scusatemi, sono al webinar, ci sentiamo dopo, ciao. Ecco. Nessuno deve chiedere niente, ok, allora direi che possiamo iniziare. Oh, Patrizia, che piacere averti qui. Allora, innanzitutto, perché ho pensato di creare questo webinar così particolare? In passato abbiamo più volte parlato delle digital art, abbiamo parlato di strategia visiva, abbiamo parlato di tante cose diverse. E in qualche modo tutte ricollegate ovviamente a quello che è il mestiere del grafico, del digital artist, dell'illustratore e così via. Parlando sia all'interno dei webinar che confrontandoci all'interno dei vari gruppi, da grafici creativi a roba da grafici, da Artlandis Webinar a tutte le altre pagine, fino ad arrivare ai messaggi privati, spesso effettivamente ho incontrato due domande ricorrenti. La prima, il classico come faccio per ottenere questo effetto, il che ovviamente è anche normale, nel senso che è chiaro che comunque tutti noi andiamo sempre in cerca all'interno del web del modo migliore per ottenere un certo risultato. E contemporaneamente anche quella sorta comunque di, come posso dire, sfiducia personale che ogni tanto leggo nelle parole di chi scrive. Poi capirete perché sono partito da queste due affermazioni tipiche che mi vengono rivolte di volta in volta e capirete soprattutto perché considero importante la seconda affermazione, cioè quella legata alla spinta personale, comunque alla voglia di migliorarsi, in contrapposizione magari alla difficoltà che si vive certe volte nel tentativo di realizzare qualcosa senza sapere come ottenere quel risultato. Capirete perché è proprio questo che effettivamente alla fine mi ha spinto a produrre un webinar un po' particolare che in effetti è più strumentale rispetto al resto, nel senso che il resto dei webinar, perché tante volte abbiamo parlato, come dicevo prima, di marketing, strategie, tecniche, approccio creativo e così via, però serviva secondo me far chiarezza anche rispetto ad un argomento dimostrando con tutti i link che vi passerò quello che effettivamente è l'obiettivo di questa serata, cioè dimostrare come in effetti alle volte si tratti di avere semplicemente fiducia nelle proprie capacità e soprattutto dotarsi dei giusti, dei migliori strumenti a disposizione o quantomeno degli strumenti adatti a ottenere un certo risultato senza dover essere per forza chissà quali grandissimi artisti per ottenere magari una creatività particolare. Comunque, discorso un po' ingarbugliato, complesso, ci arriveremo passo passo. In effetti, sono partito proprio da quella strana apertura, piccole grandi scoperte e trucchi del mestiere. Capita molto spesso, come vi dicevo, partiamo proprio da lì, in effetti, e
Capita molto spesso che navigando su Behance, osservando gli artisti che ci piacciono di più, confrontandoci nei gruppi, alle volte si incappi in realizzazioni che ottengono tanta visibilità e che si presentano in maniera un po' particolare, cioè sono diverse dalle classiche grafiche che si ottengono con Photoshop e Illustrator. Troviamo ad esempio delle vettorializzazioni un po' particolari, ciao Giuseppe, troviamo per esempio delle pixel art, troviamo delle arti visive astratte molto, come posso dire, molto coinvolgenti a livello visivo e ovviamente alle volte osservando magari quella che è l'attività del digital artist del caso, ci piacerebbe, ovviamente desidereremmo raggiungere quel tipo di bravura. E molto spesso è in quel momento che magari si ricevono messaggi in pubblico o in privato dove effettivamente le persone cercano di capire come ottenere quell'effetto. Il classico risultato di questa osservazione è l'affermazione che vi dicevo prima, cioè io non sarò mai bravo come quel tizio, quindi mi limito a fare il mio con Photoshop. Ci arriveremo, Giacomo, perché in effetti volevo anche accennare qualche cosina all'handmade, che tutto sommato comunque consiste anche in quello che stai dicendo tu, cioè effetti che si realizzano con strumenti poveri. Semplicemente una macchina fotografica e poi la conversione in digitale. E c'entra benissimo il discorso che sto affrontando adesso, e cioè molto spesso, comunque, quando andiamo a guardare magari i lavori di un digital artist, ci chiediamo effettivamente come abbia fatto magari a ottenere quell'effetto, quante ore di lavoro ci abbia messo, come si fa ad ottenere, per esempio, qualcosa di particolare. Ovviamente la testa va anche a Seveso, che, anzi a Seveso, come si dovrebbe pronunciarsi. E ci arriveremo anche lì perché voglio fare il paragone proprio con l'esperienza, diciamo, fatta da un piccolo scambio che abbiamo avuto a Milano proprio con lui, che è stato nella sua semplicità veramente illuminante. Ne parleremo. Però il concetto è proprio questo: cioè, alla fine, tutto ciò che noi osserviamo online chiaramente nasconde bravura, nasconde esperienza, nasconde comunque artisti che hanno fatto in qualche modo. Esatto, Vale. Artisti che hanno fatto in qualche modo la loro fortuna sviluppando il loro stile o comunque impegnandosi fino ad arrivare ad una conoscenza completa dei software. Altre volte, però, scopriamo che innanzitutto ci sono una serie di strumenti, addirittura strumenti poveri, anche in questo caso, che si traducono in software e applicativi che si affiancano al nostro quotidiano operare per darci la possibilità di creare effetti molto particolari, effetti visivi davvero avvincenti. E contemporaneamente scopriamo anche che grazie a questi software o grazie a questi applicativi di tipo particolare, se spendendo pochi soldi o addirittura a livello gratuito, abbiamo la possibilità di arrivare a sviluppare dei visual, delle grafiche, chiamatele come volete, molto più originali di quanto troviamo in circolo. Oggi, se effettivamente vi viene chiesto, fammi un'illustrazione in digitale, quello che fate è mediamente, non voi, dico in generale, quello che facciamo, prendere Photoshop, Illustrator e cominciare a smanettare. Magari troviamo un vettoriale da una parte, ne troviamo un altro altrove, utilizziamo magari qualche effetto preimpostato, soprattutto se abbiamo il vincolo o del tempo, siamo costretti comunque a lavorare in velocità. Invece, proprio per ottenere soddisfazione nel nostro lavoro, guadagnare visibilità, perché nel momento in cui, come vedremo, iniziamo a esplorare altri sentieri visivi, definiamoli così. Cominciamo comunque a creare qualcosa di diverso, è lì che cominciamo anche a essere interessanti per il pubblico, quindi otteniamo visibilità e magari anche qualche opportunità di lavoro in più. Grazie, diciamo, a questi approcci, alla fine scopriamo che in effetti arrivare a costruire uno stile personale o un visual coinvolgente, alla fine comunque si riesce in qualche modo ad arrivarci senza sforzi particolari. Affermazione ovviamente relativa che costruiremo piano piano. Giuseppe, con un po' di esperienza, tanta voglia di fare, costanza e perseveranza anche con Paint. Sì, esatto, Giuseppe. In realtà, scherzi a parte, è proprio lì che voglio arrivare. Alla fine lo scopriremo in una slide particolare, però il concetto è proprio quello. È ovvio, chi ha molto tempo, ha diciamo uno storico fatto di uno studio approfondito dello studio. Ok, non esageriamo col Comic Sans, Vale. A tutto c'è un limite. Va bene, a tutto, va bene Paint, ma Comic Sans no. Però dicevo,
Ci sono comunque quelle persone che ovviamente hanno dietro uno studio intensivo, quindi hanno comunque studiato e approfondito tecniche, osservato comunque procedure differenti e così via. Però alla fine, stringi che ti restringi, quello che poi si traduce nei bei visual che vediamo in rete sono, diciamo, frutto di una serie di piccoli passi. Esempio pratico, e qui cito il buon Alberto. Ne abbiamo già parlato, l'ho citato tante volte e con me in quell'occasione c'era anche il nostro Simone, che in effetti qualche mese fa, durante la Viscom, insieme a me ha conosciuto Alberto Seveso. Eravamo lì alla sua presentazione, invitati da Fotolia, e in pratica Alberto, nello spiegare la tecnica che l'ha reso famoso, ci ha fatto vedere a tutto il pubblico, direttamente in tempo reale, in che cosa consisteva la tecnica? Una tecnica che, come vi ho già detto, era talmente banale e semplice che in effetti, comunque, penso che come me, chiunque altro si è sentito un completo e totale idiota a non esserci mai arrivato per primo. E perché in effetti, comunque, quella tecnica che addirittura poi lo ha fatto non solo diventare famoso, ma che ha fatto sì che diventasse poi l'illustratore della Creative Suite CS6 dello scorso anno, alla fine consisteva semplicemente in un moltiplica di Photoshop. Veramente in un moltiplica e nella costruzione di pezzi, tra virgolette, a casaccio, ovviamente, tra virgolette, vettoriali dentro Photoshop che facevano da base a questa immagine. Sulla tecnica, ovviamente, non ve la spiego adesso perché la vedremo sabato mattina e comunque in rete ne trovate in abbondanza, però il concetto è proprio quello, cioè ti immagini magari quante persone sono diventate matte per cercare di elaborare lo stesso effetto ottenuto da ad Alberto Seveso, e poi effettivamente ecco che scopri che si tratta di un moltiplica e di una forma vettoriale, quindi nulla di più semplice. Sì, Antonio, sabato mattina c'è in pratica il webinar su Photoshop. Siccome la scorsa settimana è saltato per motivi tecnici di tempo, adesso non ricordo, l'ho spostato a sabato perché non sapevo quando altro spostarlo, perché ho 3 settimane e ogni giorno ci sarà un webinar, quindi era un pochettino problematico. Ecco, grazie Patrizia, te lo stavo per chiedere. Fa l'altro, il nostro Alberto Seveso, a rimarcare quanto abbiamo percepito io e Simone, è stato intervistato da Patrizia, e vi ha messo adesso il link Patrizia, il che proprio vi dà la possibilità di percepire quanto in effetti, osservando un big, il concetto non sia chissà quanto effettivamente tempo ci ha messo, eccetera, eccetera, ma chiederci come possiamo ottenere un effetto simile con ciò che abbiamo a portata di mano, a nostra disposizione, il che non significa copiare, ecco perché è possibile muoversi in questa direzione, significa semplicemente ragionare e osservare tutto ciò che effettivamente si può fare con pochi semplici passi, come dicevamo prima. Ora, quando parlo di software, ovviamente, mi riferisco a tutta, anzi, quando parlo di add-ons, quindi diciamo di aggiunte, di strumenti collaterali, mi riferisco in realtà a una vastissima gamma che si affianca perfettamente ai programmi che conosciamo bene, Photoshop, Illustrator, eccetera, ma che addirittura in certi casi in realtà fa storia a sé. Un esempio banale. A tanti piace sviluppare il 3D. Bene, Photoshop sappiamo che integra ormai da un po' di tempo le funzionalità di gestione 3D al suo interno, e persino Illustrator comunque ha da sempre una sua modalità, che fra l'altro di recente è stata migliorata, che ci permette di creare dei piani comunque di lavoro, degli oggetti 3D, insomma ci permette di giocare. Però ovviamente poi a un certo punto può nascere la volontà di sviluppare qualcosa in un 3D un po' diverso, un po' più professionale, un po' più creativo, quindi di andare oltre magari i semplici strumenti di Photoshop e Illustrator per generare magari una base creativa sulla quale poi sviluppare una post-produzione. A quel punto, ovviamente, però, non è detto che sia necessario strettamente andare a studiare, per esempio, Cinema 4D, programmi come Blender, che è gratuito, poi vi passerò il link, 3D Studio Max e compagnia, semplicemente perché magari il nostro è uno sfizio temporaneo o la volontà di servirci in quel momento di uno strumento veloce, perché ovviamente l'ideale sarebbe che tutti sapessimo utilizzare tutti i programmi del mondo. È normale, perché sarebbe bellissimo poter utilizzare al top tutte queste risorse. Il problema è che ovviamente è una questione di tempo, di gusto personale e anche di produttività. Se viene da noi un cliente per il quale possiamo sviluppare un bel visual, ma
non abbiamo tanto tempo a disposizione, non è che possiamo metterci a modellare di sana pianta in 3D Studio Max una figura. Allora può essere utile, diciamo, scoprire che ci sono dei programmi che, limitatamente a certi tipi di 3D, ci possono aiutare. Ma addirittura strumenti che si aggiungono ai nostri programmi, classici script o extension che possiamo integrare in Photoshop e Illustrator, poi vi passerò adesso i link di tutto questo, fino ad arrivare addirittura a quegli strumenti che online ci permettono di generare una serie di figure, di forme e quant'altro. E si possa, diciamo, immaginare per ottenere da un lato ispirazione creativa, dall'altro un elemento grafico da integrare nelle nostre elaborazioni. Parlo di ispirazione perché ovviamente se ci rivolgiamo ai tanti strumenti online, molti dei quali vi passerò quasi tutti stasera, almeno quelli che ho raccolto, è chiaro che non sempre abbiamo, per esempio, la possibilità di utilizzare in licenza ciò che abbiamo prodotto tramite quel tool online, quindi è necessario leggere sempre le licenze d'uso. Ma contemporaneamente possiamo anche immaginare che, anche se la maggior parte dei tool online spesso ci permettono di scaricare in alta risoluzione il risultato del nostro lavoro, non è sempre fattibile non è sempre utilizzabile questa soluzione. Alle volte, anche scaricandola in alta risoluzione, in effetti quest'alta risoluzione non è proprio un'alta risoluzione vera. Però avere effettivamente la possibilità, magari, di costruire tramite questi programmi un qualcosa ci offre uno spunto creativo, uno spunto ispirativo molto molto intrigante. Lo vedremo. Qui effettivamente nasce il mio secondo punto della slide: i creativi e il loro rapporto con i software in uso, personalità divergenti. Ci sono due scuole di pensiero. Ci sono quelli che vi dicono che con Photoshop e Illustrator riuscite a fare tutto senza nessun extra aggiuntivo, e ci sono quelli, come me, io mi lego a questi, che vi dicono che alla fine non è importante come posso dire, l'uso, diciamo, l'essere un artista puro al 100% e dichiararsi forte con Photoshop e Illustrator. Ciò che conta è trovare qualcosa che funziona e utilizzarlo. Sapete bene come ragiono io, ho sempre, diciamo, anche l'occhio alla tempistica di sviluppo, quindi non sono un purista di quelli che dice no, faccio tutto con Photoshop e Illustrator, non uso altri programmi, chi se ne frega. No, per quanto mi riguarda è fondamentale avere sempre l'occhio all'orologio perché quello che stiamo facendo per noi o per qualcun altro comunque non può richiedere mesi e mesi di tempo. Se avete tanto tempo libero, buon per voi, però in effetti in generale è improponibile dotarsi di programmi. Dotarsi, chiedo scusa, di un monte ore allucinante per sviluppare qualche lavoro. Quindi ci serve un qualcosa che ci aiuti. Beh, sicuramente vale, però sinceramente io sono dell'opinione che se ho uno strumento che posso acquistare, scaricare, utilizzare, che mi velocizza determinate fasi della produzione, sinceramente preferisco utilizzare quello strumento. Esempio, abbiamo parlato tante volte dei mockup. Ogni volta che parlo dei mockup, i mockup, per chi non lo sapesse, sono dei file già pronti, solitamente in Photoshop, ma sono generabili anche attraverso un'azione di Photoshop che troviamo in rete, come per esempio il sito psdcovers.com, mi sembra che sia un .com, dove trovate tantissime azioni gratuite che vi permettono di associare in un clic la vostra grafica ad una serie di oggetti fotografati. Già pronti all'uso, dategli un'occhiata e comunque, anzi, ecco, lo cerco qui così rimane anche all'interno del webinar, psdcovers.com, adesso non ricordo se era com. Ecco, dentro questo sito trovate libri, bottiglie, flaconi di detersivo, CD-ROM, riviste, veramente trovate qualunque cosa vostra che possiate immaginare. E viene data la possibilità di scaricare un'azione, installarla in Photoshop e produrre il vostro mockup. Oppure ci sono i classici PSD all'interno dei quali avete uno smart object, un oggetto avanzato, doppio clic, finite in pratica in un file aggiuntivo dove depositare la vostra grafica e salvando otterrete automaticamente l'adattamento della vostra grafica sulla scena che desideravate ottenere. E molti dicono: ah, vabbè, ma io i mockup me li faccio io, non vedo perché li devo acquistare, scaricare anche gratuitamente, me li faccio io. Ma sicuramente qualunque cosa vedremo stasera potenzialmente raggiungibile anche con semplice Photoshop o con uno strumento alternativo
di egual potenza espressiva. Guardate un po', ad esempio, mi ricordo un video recente di un artista che con il programma di disegno del proprio iPad disegnò quella bellissima versione di Morgan Freeman che era fotorealistica. Ok? Sì, Andrea, ve lo passo il link. Dicevo, qualche tempo fa divenne famoso questo ragazzo perché che fra l'altro non era nemmeno al primo esempio di questa tecnica, con il suo iPad e con la punta del dito, disegnando in pratica sullo schermo dell'iPad con un softwareino di quelli normali, creò un'elaborazione digitale fotorealistica di Morgan Freeman. Era veramente comunque spettacolare. Quindi voglio dire, alla fine ci ha messo le ore che ci ha messo il numero di, come posso dire, di ditate, chiamiamole così, sul suo iPad ed è uscita una cosa fenomenale. Non lo metto in dubbio, è una cosa che effettivamente è abbastanza palese, così come alcuni tool che magari si agganciano a Photoshop e Illustrator e ci permettono di costruire effetti di ogni tipo, o le classiche azioni che tante volte scarichiamo online per velocizzare fasi della produzione. È chiaro che se abbiamo tempo ci conviene utilizzare direttamente il software anche per averne una maggiore padronanza, però ripeto, chi ragiona così alle volte ha molto più tempo libero di una persona normale che quotidianamente deve fare i conti con il regime di produzione. Ecco perché effettivamente credo che sia fondamentale la considerazione dalla quale siamo partiti. Alla fine comunque si tratta di produzione, di tempo e di qualità. Devo ottimizzare tutti e tre, quindi dal mio punto di vista mi servo di tutto ciò che ho a disposizione. Violetta, io conosco, non so se l'hai detto. Graphic Burger, sì, è un altro dei canali. In realtà stasera non mi concentrerò molto su questi strumenti perché ne abbiamo già parlato e molti li vedremo sabato. Però hai fatto bene a linkarlo, anzi, se qualcuno vuole condividere altri link, faccia pure. Diciamo che parlando di azioni, mockup e quant'altro, il web in realtà ormai è pieno perché è una realtà consolidata quella della possibilità di utilizzare questi strumenti. Però diciamo che in generale, ripeto, basta decidere effettivamente da quale parte stare, tra virgolette, puristi oppure utenti che ottimizzano, non so come definirli gli altri, naturalisti. Boh, vabbè. Cosa serve in effetti per lavorare bene, quindi sviluppare al meglio questi nostri visual? Serve semplicemente, da un lato, decidere che direzione vogliamo prendere, dall'altra, iniziare sul web a cercare lo strumento che ci può assistere in questo senso. E, ovviamente cercheremo anche, ho dedicato una slide per farvi capire come cercare online questi strumenti, perché ovviamente io stasera ve ne darò veramente tanti, però è chiaro che magari domani ne escono fuori altre 30, altri 40. Il concetto però di base è cerco di capire, per esempio, quale tipo di strumento mi affianca meglio nelle fasi di sviluppo. Scelgo lo stile e lo metto in opera. È banale, ma necessario dirlo. Scopriremo infatti che a livello creativo possiamo effettivamente attraversare trasversalmente quasi tutti i generi, da quelli astratti a quelli un po' più, come posso dire, costruttivi, dai generatori fino comunque ad altre opportunità che ci vengono offerte nei modi più disparati. Li vedremo insieme. Strumenti alternativi, come dicevamo prima, in effetti si intende in generale extra e aggiunte al nostro software, quindi azioni, script, file già pronti con un certo tipo di impostazione al loro interno, filtri, generatori che comunque in formato extension troviamo per esempio sui vari siti di Mamma Adobe. Insomma, tutto ciò che si lega ai programmi che utilizziamo più spesso. Se andate online a cercare plugin, filtri e quant'altro, scoprirete che per ogni programma c'è veramente un mondo intero che ci aiuta nelle fasi di produzione. Io, ad esempio, quando produco con InDesign, ho 3-4 software diversi che mi velocizzano tantissimo la fase, per esempio, di inclusione dei documenti nel mio file e di esportazione. Così come in Photoshop utilizzo tantissimi mockup, azioni e quant'altro, tutto ciò che posso trovare. Idem con patate per quanto riguarda Illustrator. Poi ci sono i software gratuiti, ci sono i software a pagamento e ci sono anche i generatori online. Fin qui più o meno è ciò che ci siamo detti. Ci sono anche dei mini software che in realtà ci permettono effettivamente di in qualche modo sviluppare
delle immagini già complete, quindi non si agganciano, diciamo, non si agganciano idealmente al nostro software, ma creano un qualcosa di par loro e sono dei software piuttosto completi, specifici per un certo tipo di azione. Vedremo i link, per esempio, di Sketchbook Pro. Vedremo i link di generatori di frattali, dei software che si occupano di costruire dei frattali. Vedremo dei link che si riferiscono a software che servono a creare degli scenari 3D ambientali, i classici landscape che troviamo in circolo, che magari possono accompagnare le nostre costruzioni creative. E poi ovviamente ci sono anche dei simulatori. Condividerò con voi, per esempio, un bellissimo link che ci permette di simulare delle vere e proprie galassie. Li vedremo. E vedremo anche, per esempio, dei software che, tra virgolette, si sostituiscono in parte a determinate funzionalità. Tra questi ve ne citerò uno, è un progetto che in realtà si è chiuso 3-4 anni fa. Il software però è ancora disponibile online ed è una figata pazzesca. Si chiama Alchemy, tra poco vi darò anche il link. Insomma, vedremo che in effetti sul web c'è davvero di tutto. Quindi, come dicevamo, conclusa questa parte teorica, vi bombarderò di link, quindi blocco note alla mano, e soprattutto cercherò di farvi capire realmente quante direzioni possiamo prendere nello sviluppare la nostra creatività. Ok? Superare i propri limiti. Soprattutto poi, ovviamente, questi strumenti spesso rappresentano il cosiddetto non convenzionale. È un concetto che cerco di rendere al meglio. Quando vediamo una locandina, solitamente vediamo la classica locandina creata sempre con rettangoli, l'uso dei font, qualche sfondo creativo, le fotografie, eccetera. Ci sono però tantissimi effetti diversi che si possono generare rapidamente attraverso i nostri software di fiducia oppure online. Ve ne cito uno che a me piace molto, gli effetti cosiddetti glitch. Non so se avete visto il cartoon della Disney, Ralph Spaccatutto, c'era il personaggino, femminile, la ragazzina, che in pratica, diciamo, aveva il difetto di glitchare, cioè Vanellope, esatto. In pratica, diciamo, il glitch sarebbe una sorta di sfarfallio dello schermo, esatto, errori, come dice Cosimo, che in pratica trasformano l'immagine. E la trasformano quasi disturbandola, in effetti è un vero e proprio disturbo. Bene, questo tipo di effetti li trovate sotto forma di strumenti online, di add-ons per Photoshop, azioni già pronte. E in realtà, lavorandoci un po' su, scopriamo che comunque possono dare luogo a degli effetti creativi molto interessanti, perché non sfruttarli per rappresentare magari l'immagine in modo diverso? Oppure ancora, visto che effettivamente il vettoriale comunque ormai è un genere che è consolidato, comunque troviamo un po' dappertutto, perché non pensare per esempio a una grafica isonometrica? Oppure, se magari abbiamo creato una grafica per una interfaccia web o un'interfaccia mobile, vogliamo presentarla su Behance al meglio, ci serve per esempio isometria, Giuseppe, isometrica. Ci serve, adesso vi passerò i link. Ci serve per esempio la possibilità di costruire un'interfaccia che rappresenti, come fanno gli altri artisti, la realizzazione grafica di questa nostra interfaccia con tutti i vari layout e le varianti del caso. Scopriamo su Behance che il più della metà delle volte il grafico del caso, il designer del caso, presenta proprio attraverso lo stile isometrico le proprie grafiche. Poi vedremo in che cosa consiste. Insomma, in effetti il nostro compito, con tutti gli strumenti che vi do a disposizione, consiste nel cercare di rappresentare un proprio stile in maniera non convenzionale, che dia un'identità al nostro lavoro e che ci renda riconoscibili, ok? Altro esempio, quante volte per esempio in internet, su Fotolia, all'interno del. Adesso ci arriviamo, Vale. Dicevo, sì, esatto, la logica è quella, una resa tridimensionale, però diciamo che l'isometria è in generale comunque un effetto particolare, non basta definirlo tridimensionale. Ma ci arriviamo, datemi tempo che vi passerò talmente tanti link da farvi passare la fantasia. No, figurati, era solo per dire, per non soffermarci adesso su questo concetto. Stavo dicendo, quante volte per esempio su Fotolia, all'interno del web, alla ricerca di pennelli di Photoshop, puntiamo a rintracciare effetti di fumo, effetti di fiamme, fuoco e quant'altro. E tante volte ovviamente ci accontentiamo di trovare quel tipo di risorsa da utilizzare nelle nostre creatività. C'è un problema però, che sia nel caso in cui si acquisti un'immagine,
Sia nel caso in cui si scarichi un pennello con un effetto fumo, per esempio, il problema di fondo sapete qual è? Che in realtà stiamo rinunciando alla nostra creatività. Sapete perché? Perché per quanto effettivamente l'immagine di un bel effetto fumo comprato su Fotolia sia bello, magari alta qualità e tutto il resto, comunque per quanto varianti ci siano di quell'effetto fumo, in ogni caso saremo sempre costretti a elaborarlo un po', ma non avremo mai, per esempio, la striscia di fumo come vorremmo noi. Convenite con me che possiamo trovare effetti fiamme in formato pennello di Photoshop di 100 tipi diversi, ma magari a noi serve il 101esimo perché la figura che abbiamo è in una certa posizione. E ripeto, è vero, possiamo manipolare ulteriormente la foto, il pennello con Photoshop, però voi sapete che a furia di manipolare si perde sempre un po' qualità, si perde sempre un po' di naturalezza nell'immagine. E se invece usassimo un generatore, un software, un tool online, un programmino che ci permetta eventualmente di costruire un effetto fiamma o un effetto fumo come lo vogliamo noi? Ci chiediamo, esiste una cosa del genere? La risposta è sì, e tra poco ve lo dimostrerò, ed è anche a basso costo, ok? Con un approccio proprio diverso. Quindi il concetto è proprio quello, devo cercare di uscire da ciò che effettivamente conosco, che mi hanno insegnato, che è ciò che effettivamente in qualche modo si osserva declamato in tutti i corsi di grafica, cioè ti serve un effetto fiamma, come ve l'ho detto anch'io tante volte, vado su Fotolia, me lo scarico in alta qualità e va benissimo. Se però ho un po' più di tempo o una necessità creativa, magari vado a scoprire che ci sono dei software, tra i quali uno che si chiama Flame Painter, per esempio, tra poco vi passo il link, quindi non affannatevi a cercarlo, Flame Painter, che si può acquistare a un costo tra i 30 e i 60 dollari, o i 60 euro, adesso non ricordo, e che vi mette a disposizione tutti gli effetti che volete. Preferite utilizzarlo online e eventualmente scaricarlo in alta risoluzione? Va bene lo stesso, c'è anche quello. Però è proprio un approccio mentale diverso. Ok? E questo tipo di approccio coinvolge, ripeto, tutte le fasi della produzione e tutti addirittura i generi. 2D, 3D, effetti cartoon, effetti illustrati, effetti materici, effetti ambientali. Tutto ciò che possiamo immaginare è magari disponibile in un certo format online che corrisponde a questi strumenti di cui parliamo. In conclusione, era ciò di cui parlavamo. Il tempo è denaro, usiamolo bene. Ribadisco, è chiaro che la necessità in qualche modo ci spinge ad essere creativi, però contemporaneamente l'altra chiave di lettura, la terza chiave di lettura che vi propongo è quella, cioè cercare di essere noi a sentirci liberi di sviluppare le nostre creatività senza doverci in qualche modo piegare di fronte agli strumenti che fino a ieri conoscevamo. Certo, anche effetti poligonali, ok? E se vi state chiedendo, oltre a questo terzo punto, quali erano i primi due, non me li ricordo, quindi vi riguarderete la registrazione e li risentiremo insieme, perché non me li ricordo. Ok? Andiamo avanti. Allora, la ricerca attiva della felicità. Ho scelto questo titolo perché? Perché da questo momento in poi, chiunque osservi questo genere di webinar, chiunque segua questo webinar e chiunque segua il mio ragionamento, in teoria non avrebbe più bisogno, in teoria ovviamente, non avrebbe più bisogno di andare nei gruppi a chiedere: ciao ragazzi, conoscete un tool per generare questo effetto? Perché l'approccio che vi sto proponendo è un approccio estremamente attivo, cioè vi sto spiegando dove e come cercare questi strumenti adesso e in futuro. Dove cerchiamo questi strumenti? Ovviamente sul web, attraverso Google, ma anche laddove ci sono le community creative. Io non so perché, per esempio, ogni volta che dico ho trovato questa risorsa su Behance, su DeviantArt, su Tumblr, la gente fa wow, non ci avevo pensato. Ma scusate, ci sono decine e decine di network creativi dove gli utenti, io qua ho citato i più famosi, ma ci sarebbero Dribbble e tanti altri, ci sono tantissimi canali dove i creativi si mostrano, scambiano risorse, condividono risultati, ma andiamo a cercare anche lì, perché magari qualcuno ha lasciato qualcosa. Behance e Deviant sono ricchissimi di risorse di ogni genere. È vero, non tutti sono gratuiti e non tutti sono a nostra disposizione, vale sempre la regola, leggiamo le licenze d'uso. Ma ci sono tantissimi
strumenti a nostra portata di mano. StembolaPon è un social network molto particolare, votato comunque a un certo tipo di ricerca, ma anche Tumblr. Oppure utilizziamo Photoshop e Illustrator, ma per esempio qui dentro siamo in questo momento in 31. Sono sicuro che il 5-10% al massimo di noi utilizza gli Exchange di Adobe. Sapete che cos'è? È un sito all'interno del quale da sempre ci sono, 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 si trovavano disponibili plugin, script, risorse, anche oggetti come vettoriali, o immagini non mi pare di averne mai visto, ma vettoriali sicuramente sì, da scaricare, spesso addirittura a livello gratuito, e utilizzare per i nostri programmi. Tutti i software Adobe che voi avete hanno comunque la possibilità di essere, diciamo, ingranditi in termini di funzionalità grazie al loro Extension Manager. Ed è una risorsa molto importante perché davvero ci mettono a disposizione, vengono messi a nostra disposizione tantissimi strumenti aggiuntivi che servono per realizzare un qualcosa che sicuramente potremmo realizzare da soli con Photoshop, però a patto di metterci molto più tempo e di impegnarci magari in quella specifica soluzione. Lo stesso Twitter. Provate per esempio su Twitter a cercare font free, che ne so, vector stock, immagini, plugin, quello che vi pare. Troverete tantissimi utenti che su Twitter rilasciano queste risorse. Ogni rivista creativa, ogni portale creativo, ogni creativo ha un account Twitter e lo utilizza in tutto il mondo per condividere questo tipo di risorse. I magazine creativi, idem con patate. I magazine, per esempio, artistici? Beh, provaci, Patrizia. Se non ci credi, fallo anche tu. Vedrai che effettivamente. Esauriland. Non mi ero accorto da dov'è che ci stai scrivendo. Patrizia da Esauriland. No? Stavo dicendo, provate, per esempio, anche a approfondire i magazine e i portali creativi e artistici, perché in effetti, alle volte, andando un po' oltre l'inizio, ma mi sa che ci siamo tutti, Simon. Andando un po' oltre ciò che effettivamente all'inizio magari troviamo nella home page di questi siti, scopriamo delle aree che si chiamano risorse, aree di download, eccetera. Ok? E beh, come dice Violetta, c'è anche LinkedIn. Io non l'ho messo in evidenza perché ovviamente LinkedIn, per quanto ovviamente ospiti tanti creativi, però diciamo che in misura rispetto agli altri canali è ancora meno, ma va bene qualunque cosa. Va bene veramente qualunque canale. Il concetto qual è? Ho questi canali a disposizione? Non devo essere così pigro da accontentarmi di mettere una keyword, osservare i primi risultati, i primi 20 risultati, poi dire ah, oh, non c'è niente e me ne vado via. Perché io lì che mi arrabbio con tutti i miei allievi. Ogni volta che vedo che effettivamente ci si ferma, per esempio, al primo. Ciao Ale, che ci si ferma al primo insieme di risultati. È un madornale errore. Il nostro compito è giocare con le keyword perché abbiamo il mondo a portata di mano. Basta saper allungare la mano. Se allunghiamo solo il dito, non arriviamo da nessuna parte. Tutti questi strumenti, effettivamente, li ho trovati giocando con le keyword, non accontentandomi dei risultati che ottenevo. Ora, questi sono i canali. Che cosa devo cercare? Innanzitutto posso giocare con le keyword primarie. Keyword come? Generator. Maker, Special Effect, FIF, FX Effect, Generative, che è un genere che tra poco vedremo diverso da Generator. Oppure posso utilizzare delle keyword specifiche: Fluid, Fractal, Abstract, Geometric, Terrain, che vuol dire terreno, è una keyword legata ovviamente ai generatori 3D ambientali, per così dire. Texture, World. Anche lì siamo in ambito 3D, oppure isometric, pixel art. Ci possiamo giocare in tanti modi diversi. Sketch, potete immaginare veramente qualunque tipo di keyword. L'ultima volta facendo ricerche, così come dici tu, alla fine mi sono reso conto che erano passati 3 giorni. E lo so, ma io infatti ogni giorno comunque perdo sempre almeno un'oretta. E vi dico anche un'altra cosa. Spesso, ad esempio, se trovo un software, un tool, un programma, un applicativo, un extra di un certo genere, cerco di capire come si chiama quel tipo di strumento e risalgo attraverso il suo nome o la categoria all'interno della quale è stata inserita per
Vado poi a giocarmi quella keyword su Google e trovo risorse veramente impensabili. Poi posso ovviamente combinare queste keyword e vi assicuro che le keyword singole, è banale dirlo, ma lo devo ricordare perché in tanti se lo dimenticano spesso, una keyword da sola mi dà a disposizione il mondo, ma se combino le keyword ottengo l'universo. Mi viene in mente Ratatouille, il film della Disney, quando c'è il topolino che cerca di spiegare a suo fratello che se mangia il formaggio da solo e la fragolina da solo è un conto, se li mette insieme in bocca e se li mangia insieme scopre nuovi sapori. La logica delle keyword è esattamente quella. Anche Pinterest è vero alla pari di LinkedIn, però ripeto, vale la logica per tutti i singoli canali, portali, link che possiate immaginare. Ok? D'accordo? Lo so, Simon. Quindi, per esempio, Fractal Generator, FX Maker Online, Terrain Generator, Generative Art, siate creativi con le keyword, non ve ne pentirete. Ok? Io insistendo così tanto qualche mese fa che l'Autodesk ha messo Maya 2015 gratis con licenza di 3 anni per gli studenti, cosa che non aveva mai fatto. Ok, sì, ma ecco, io per esempio, cercando e tenendo gli alert, gli occhi aperti, ogni tanto acquisto software a meno della metà del prezzo. Per esempio, Sketchbook Pro lo volevo acquistare. Mentre ci stavo pensando, mi è arrivata l'offerta tra capo e collo in occasione, mi sembra, del Black Friday. Sapete che negli Stati Uniti ci sono alcune giornate come il Cyber Monday, il Black Friday. Sono delle giornate dove in pratica online trovate sconti a livello tecnologico molto particolari. E si hanno delle opportunità molto interessanti, ok? Sì, quando fai. Ah, ok. D'accordo? Giuseppe, scusami, sì, quando fai il webinar, di che cosa? Mi sono perso un passaggio, mi sa. Ah, no, in realtà più che il webinar farò delle video guide, cioè dei video tutorial, perché effettivamente finché non mi mettono la banda extra ho paura che il live streaming non regga. Infatti sabato comunque per Photoshop sto preparando come posso dire, dei tutorial tramite screenshot, altrimenti temo che la banda poi non regga. Vabbè, comunque, tralasciando questo discorso. Quindi, come dicevo, utilizziamo il web perché è ricchissimo di risorse. Anche quei canali che pensiamo siano più inutili ci offrono tantissimi spunti. Per Photoshop, per esempio, sabato vi passerò un insieme di pennelli molto particolari. Ora, sul web, articoli sui pennelli di Photoshop ne trovate tonnellate. Gira che ti rigira, sono sempre gli stessi. Ogni tanto vedi qualche link nuovo, ma di rado. Sapete che cosa ho fatto un giorno? Ho digitato la parola brush, brush Photoshop, brushes con la S finale, quindi è il plurale. Ci ho giocato un po' su. Ok, perfetto. Allora, stavo concludendo prima il passaggio importante, prima che cadesse la linea. Stavo dicendo una cosa fondamentale. Un esempio che stavo facendo era legato ai pennelli di Photoshop. Riguardo i pennelli di Photoshop, se andate online, in effetti trovate pennelli di ogni genere, di ogni tipo, però gira che ti rigira. I link che troviamo su Google, bene o male, sono quelli, cioè tutti i vari magazine creativi, blogger. Continuano sempre comunque ad attingere a quei 5-6 portali diversi, a quelle raccolte creative e così via. E vi stavo raccontando che per farvi capire come utilizzare a livello creativo i nostri canali, sono andato a cercare all'interno di Tumblr e di un altro canale, adesso non ricordo, ma principalmente Tumblr, sono andato a cercare una serie di keyword che giocavano proprio sul termine brush di Photoshop e ho rintracciato tanti di quegli autori che singolarmente mettevano a disposizione i propri pennelli, mettendo praticamente disponibili per il download le loro raccolte personali, e parliamo di artisti digitali che producevano delle opere bellissime, raccolte che non avevo mai visto da nessuna parte. Ora, la stessa logica funziona con tutte le keyword che possiamo immaginare, e ovviamente l'unica cosa che ci serve è essere un po' pazienti e andare all'interno dei vari canali proprio a spulciare tutte queste raccolte, giocando con le keyword esattamente come ho cercato di passare il messaggio che ho passato, cercato di passarvi attraverso questa slide. Ok? D'accordo? Ok. Sì, chiedevo se eravate d'accordo semplicemente per sapere se c'eravate ancora, quindi ogni tanto vi solleciterò con questo scopo.
Ultima slide, poi passiamo ai link. Ho voluto inserire queste due citazioni che per me hanno un significato importante, proprio perché mentre sento quelle affermazioni con le quali ho aperto il webinar, ovviamente tante volte le persone che mi contattano mi dicono vabbè, ma sai, quel software effettivamente... Esatto, Antonio, e te l'ho detto che è una delle mie preferite. Alla fine comunque spesso magari si vede l'autore X che utilizza il plugin spettacolare. Ciao Paola. Utilizza il plugin spettacolare X, il software che costa un sacco Y. E ovviamente chi magari non è a conoscenza di certi strumenti, alla fine si butta giù, cioè annichilisce un po' la sua spinta creativa perché pensa che certi strumenti o certe realizzazioni non saranno più a loro portata di mano. In realtà, alla fine, come dico spesso anche quando tengo i corsi di Photoshop e di Illustrator, vi posso garantire che la maggior parte delle azioni che risiedono dietro, per esempio, una bella realizzazione creativa, una digital art, alla fine sono sempre quelle basiche di Photoshop. Parliamo sempre di pennelli, effetti di livello, parliamo di maschere. Quindi, tutto sommato, se ci pensiamo bene, se osserviamo come procedono questi autori, magari attraverso i video che pubblicano i classici speed painting che vengono pubblicati per esempio su YouTube, oppure attraverso i file che ci arrivano da Fotolia 10 Collection. Vi ho detto tante volte, per esempio, che è importantissimo seguire il progetto 10 Collection di Fotolia, perché quando ci viene dato un PSD con il lavoro di uno o più artisti, in realtà noi in quel momento stiamo osservando come quell'autore lavora e ci accorgiamo davvero che in effetti gli effetti che vengono utilizzati di fatto sono quelli. E lo stesso per quanto riguarda determinati effetti speciali che troviamo in altre elaborazioni. Ed ecco che nasce da lì l'importanza di quella citazione. Quello che hai è quello che hai, vuol dire che alla fine non è una questione né economica né di contatti personali. Qualunque sia la tua situazione, puoi tirare fuori veramente ciò che qualunque cosa ti possa interessare. Basta avere un attimo la caparbietà di seguire se stessi, il proprio spirito creativo, e soprattutto spulciare in rete tutti i canali di cui abbiamo parlato, alla ricerca ovviamente della soluzione ideale per noi. Ok? Ed è, trovo veramente molto più interessante, ad esempio, vedere utilizzare anche un software semplice, banale, come può essere non tanto Photoshop ma Sketchbook Pro, che alla fine costa 70 euro, e vedere che cosa ne riesce a tirare fuori una persona che lo sa utilizzare bene perché si è abituato a utilizzarlo, rispetto magari all'utilizzo di software d'avanguardia avanzatissimi, sempre aggiornati. È un problema che ad esempio torna spesso quando escono le nuove versioni di Photoshop. Ora fortunatamente con la versione CC abbiamo dei costi a portata di mano di tutti, però in effetti comunque fino all'uscita della CC la gente si affannava e si buttava giù dicendo ma non ho i soldi per aggiornarmi la versione di Photoshop, resto indietro. No, è vero, ogni software propone qualcosa di nuovo, qualcosa di particolare, deve farlo, altrimenti neanche vende, fra l'altro. Però, come dicevo prima, la differenza la fa la nostra capacità nel seguire l'istinto creativo. E qui torna anche l'esempio che stava facendo Patrizia con il suo link prima, legato ad Alberto Seveso, il quale... sia in Photoshop che con altri strumenti poveri come la pittura e l'acqua, come i pennelli per chi crea per esempio dei lavori in handmade, la punta delle dita persino, insomma, alla fine comunque non si tratta realmente di strumenti, si tratta di creatività. Nel nostro caso, grazie a tutta una serie di spunti come quelli che vi sto per passare, arriviamo comunque ad ottenere dei risultati anche rapidi in certi casi, cosa che in termini lavorativi ci permette di soddisfare le richieste del cliente e soprattutto di produrre qualcosa che faccia bella figura nel nostro portfolio online. La seconda citazione, creatività significa imparare a rimescolare le carte, l'ho integrata perché mi serve spesso a spiegare, a raccontare come in effetti l'osservazione di tutto ciò che viene fatto dai tanti autori presenti in rete ci possa essere di ispirazione, non per copiare ciò che loro hanno fatto, ma per arrivare per esempio da una tecnica all'altra, perché di nuovo, come dicevo prima, gira che ti rigira, alla fine comunque gli stili spesso e volentieri sono quelli, solo che la differenza chi la fa? La creatività che abbiamo noi eventualmente dentro di noi,
l'osservazione che ci può dare quello spunto creativo che ci arriva dal lavoro altrui, insieme alla conoscenza di quegli strumenti che ci permettano di realizzare un'immagine che fino a ieri magari ignoravamo potevamo realizzare online tramite un tool. Pensate ad esempio ai frattali, bellissime immagini, farle con un tool e un discorso. Mettersi a ricrearle con Illustrator, con tutta una serie di lavori, si può fare sicuramente, ma è più dispendioso in termini di energia e magari comunque richiede anche una conoscenza un po' più approfondita del software. In sostanza, che siate agli inizi, autori avanzati, o se che siate semplicemente in cerca di spunti creativi, avete il web a disposizione, quindi fondamentalmente non avete limiti. Sta a voi cercare la soluzione ideale per ciò, per l'obiettivo che volete raggiungere. Ok? Giuseppe, io ho creato dei pennelli con delle foto di pezzi di PC dalla scheda madre al lettore CD. Esatto, sì, ma è sostanzialmente quello che dicevamo la volta scorsa, cioè alla fine vi ho fatto anche questo esempio, poi chiudo qui e passiamo ai link. Vi ho raccontato qualche webinar fa di aver intercettato sul web un artista, un digital artist che era veramente in gamba, il quale in pratica ha creato una realizzazione fantasy meravigliosa. Che consisteva in pratica nell'uso di un solo tipo di pennello che si era creato lui. Sapete come aveva creato questo pennello? Aveva ritagliato il parafango di una Maserati, ma l'aveva ritagliato con lo strumento lazzo poligonale, quindi proprio a casaccio, cioè proprio aveva fatto una figura, diciamo, geometrica, così come gli era uscito in pratica. Da questa foto aveva preso una figura, una porzione della fotografia piccolina. E ovviamente lo ha trasformato in un pennello. Ha lavorato semplicemente un po' i toni colori in modo tale che il pennello fosse, come posso dire, chiaro e netto nel suo tracciato. Sì, ma in realtà se non si vedeva, se non vi avessi detto che era una Maserati, probabilmente vedendolo non ci sareste mai arrivati. Perché veramente comunque ha preso un particolare, prendeva un pezzo di cofano, un pezzo di parafango e addirittura un pezzo del cerchione della ruota. Che cosa ha fatto? Questo tipo di pennello, così visto da solo, così inutile, in realtà l'ha utilizzato ruotandolo, rimpicciolendolo, ingrandendolo, lo ha utilizzato per sviluppare questa sua realizzazione e ha dipinto così. Sapete per quale motivo? Perché in effetti, purtroppo non me lo ricordo Paola, ma prima o poi lo trovo e lo condivido online. In pratica, perché effettivamente questa scelta? Seguitemi bene. I pennelli, voi sapete che a seconda della loro forma e delle opzioni che diamo a quel pennello, vi ricordo che per ogni pennello avete tante opzioni diverse nel pannellino dedicato su Photoshop, lasciano una traccia che varia ovviamente sulla base della forma del pennello. Ora, lui che cosa ha fatto? In pratica riusciva a dare, grazie a questo singolo pennello, con le opzioni modificate di volta in volta, dava una profondità al tratto molto particolare, in pratica disegnava creando al contempo anche la texture relativa ed essendo un'illustrazione fantasy, in pratica saltava fuori proprio come se fosse, diciamo, una illustrazione molto 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 singolare, un suo stile creato con un pennello di quel genere. Questo esempio lo farò sabato perché in effetti comunque dovrei comunque averlo messo nelle risorse dei link di sabato, quindi se sabato poi non potete seguirlo, andatevelo a cercare su YouTube perché cercherò di far vedere proprio il lavoro che ha fatto l'autore con questo pennello. Ok? Ehi Antonio, nessuna news di che? Antonio, di che parli? Ah, ok. Ma non ho capito, scusami, nessuna news? Del webinar, dici? Il meeting di sabato, Giacomo, sarà praticamente sul mio ritorno. Ah, tu dicevi prima quando si era. Ah, scusa, ok. No, perdonami, non avevo capito. Giacomo, tieni conto che il webinar lo registro sabato, quindi penso che tra lunedì, martedì, mercoledì al massimo della settimana prossima lo troverete online. Già sono indietro sulla pubblicazione di due, quindi, anzi di tre con quello di ieri sera. Comunque domani pubblico quelli che devo pubblicare stamattina, quindi cercherò insomma di mettere online velocemente questi webinar di questi giorni. Ok? Comunque, ripeto, il concetto di base è veramente quello, cioè questa persona ha dimostrato come con dei semplici passaggi, utilizzando una forma che a chiunque altro non avrebbe detto nulla,
ha realizzato un pennello, tra virgolette, tridimensionale che lasciava una texture e quindi caratterizzava il suo tratto ai fini della realizzazione. Ok? Allora, detto questo, a questo punto passerei ai link, così cominciamo un attimino a capirci un po' meglio. Allora, i link io in realtà non li avevo ancora organizzati per categorie, non ho fatto in tempo, quindi diciamo ve li do in ordine sparso, ve li spiego passo passo. Prima di tutto vi ricordo anche, vi passo questo link, queste sono delle slide che avevo creato qualche tempo fa, dove più o meno comunque fanno il perfetto, da perfetto complemento alla lezione di stasera, dove in pratica spiego un po' quali sono, diciamo, comunque anche alcuni trucchi del mestiere, gli strumenti, eccetera. Quindi se vi va, dategli un'occhiata, perché secondo me comunque fa perfettamente il paio con questo webinar. Allora, partiamo da un link banale, semplicissimo. Parliamo per esempio delle infografiche. Anche le infografiche sono uno stile che in qualche modo... Sì, certo, la categoria ve la do, certo, ce l'ho divisa in categorie. Allora, dicevo, partiamo per esempio da quello più semplice, che è forse il meno creativo di tutti, tra virgolette, in questo contesto, ma che può tornare comodo. Per esempio, le infografiche sono uno stile creativo, un genere creativo interessante. E online troviamo, per esempio, abbiamo a disposizione tantissimi tool come quelli che vi sto passando, incluso questo bell'articolo dove ne trovate praticamente parecchi. A che cosa ci può servire? Per esempio, avere uno strumento per creare delle infografiche ci può fornire lo spunto creativo per costruire uno stile grafico da riadattare o ricostruire a nostra volta all'interno dei nostri software di fiducia. E poco fa, per esempio, parlavamo di grafica isometrica o di grafica 3D. Cercando online su Graphic River, eccolo qui, troviamo ad esempio, fate il copia e incolla di quel link, tutta una serie di risorse che in pratica ci permettono di ottenere delle azioni o dei mockup che si mettono a nostra disposizione per generare e costruire degli effetti grafici particolari. A me per esempio piacciono molto gli effetti in stile mappa 3D e vi faccio vedere che cosa avete a disposizione all'interno per esempio di questo canale. Sono queste risorse a pagamento, però vale la pena dargli un'occhiata. Per esempio, guardate questo link. Si tratta in pratica di mappe isometriche che vi permettono, semplicemente sfruttando i tool di base e disegnandoci sopra, di creare sostanzialmente questa mappa vera e propria, che può essere molto interessante per rappresentare, per esempio, uno scenario o ciò che eventualmente è il vostro obiettivo. Variante di questo genere, eccone un'altra, che comunque diciamo adempie allo stesso scopo. Ok? No, vi ho passato il link, scusatemi, vi ho passato un link sbagliato. Questo link adesso lo rivediamo, vi faccio vedere invece delle varianti di stile delle mappe 3D. Sì, adesso ne parliamo del Furry Generator. Guardate questo link che vi ho appena passato. Ma vale, come ti dicevo, in realtà considera che molti di questi strumenti sono in realtà alla base di tantissime realizzazioni, anche di autori famosi, e magari vedendoli uno dice wow, ha fatto una mappa in 3D, chissà quanto ci ha messo. Beh, con un costo di 4-6 dollari a seconda dei casi lo potete fare anche voi. Il secondo link che vi ho passato vi permette per esempio di costruire delle grafiche in stile Lego, molto interessante per esempio per costruirsi la propria grafica con uno stile differente dal solito. E anche in questo caso, fra l'altro, parliamo di isometria. Ok? Andiamo avanti. Se vi piace, per esempio, lo stile, potete addirittura decidere di spostarvi alla pixel art. Guardate questo link. Questi sono tutti link da Graphic River, quindi sono tutti quanti a pagamento, però hanno dei costi, come vedete, molto ridotti. Questa, per esempio, della pixel art. Comunque, il link che vi ho passato è lo stile molto semplice. Ve ne faccio vedere uno però molto intrigante, sempre sulla pixel art, che addirittura ho preso anch'io qualche tempo fa. Eccolo qui. Ma nella maggior parte, Giuseppe, costano così. Cioè, ce n'è qualcuno che arriva a 10-12 dollari, ma è relativo. Guardate il link che vi ho appena passato. Pablo The Pixel Art Builder. In pratica vi permette, sostanzialmente, disegnando per esempio una mappa o una base, di costruire il vostro scenario in pixel art. Pensate per esempio a E-Boy, quel tizio o quello staff, mi sembra che siano un insieme di persone, che in pratica diciamo sono diventati
famosi e anche ricchi a giudicare comunque da quanto vendono, perché costruiscono interi scenari attraverso questo genere di costruzione. Sì, in realtà diciamo non è che parti da una foto, cioè tu dalla foto comunque prendi ispirazione, disegni la base del tuo costrutto e poi con questo tool vai a modificarlo, ok? E vi ho fatto vedere poco fa il file generator e ve lo rilinco, eccolo qui. Questo link, per esempio, vi spiega con un'azione e un pennello e uno stile di livello, se non ricordo male, tutto contenuto in questo tool da 4 euro, da 4 dollari. Quindi praticamente 2,90 euro dovrebbe essere il cambio. Come generare, per esempio, un effetto pelliccia e fra l'altro all'interno trovate diversi stili di pelliccia, ce ne sono ben 15, ok? Quindi magari comunque io voglio generare un effetto pelliccioso su una scritta, su un mio elaborato. Prima diventavo scemo nel costruirla magari a furia di pennelli, oppure manipolavo l'immagine di una pelliccia, adesso so che c'è un tool dedicato. Non solo per Photoshop, ma anche per esempio per Illustrator. Passiamo un attimo a Illustrator parlando sempre di graphic art. Ecco questo link. Dentro questo link trovate uno dei tanti esempi, l'ho preso, diciamo, ne ho preso uno dei tanti, che in pratica ci permettono di convertire in versione Sketch, in maniera però, diciamo, più precisa, le nostre immagini. In Photoshop c'è il filtro che vi permette di convertire in versione disegno una qualunque immagine, e se la voglio vettoriale, ci sono i tool anche in questo senso dedicati a convertire un'immagine in un disegno a matita, però questa volta in vettoriale. Ok? Sempre per Illustrator, per esempio, basandoci sulla logica dello sketch, eccolo qui. Questo è più invece orientato a una necessità di tipo differente. Questo, ad esempio, l'ho acquistato anch'io, a me piace molto. Perché in pratica ci permette di rappresentare in stili differenti, sempre in versione sketch, le nostre illustrazioni e qualunque tipo di file vettoriale. Molto carino, è un modo diverso, per esempio, per rappresentare un testo che, anziché giocare semplicemente sul classico font, con il classico stile ormai comunque inflazionato, ci permette di rappresentare il testo in maniera differente. Ok? Li metterò sul sito Cosimo, che in teoria finalmente dovrei pubblicare tra un paio di giorni e troverete tutto lì. Però in questo caso appunto li lascio qui in modo tale che siano visibili per tutti. Guardate per esempio questo extruder per Illustrator. È un, diciamo, sono una serie di effetti che in effetti che diciamo a conti fatti ci offrono comunque la possibilità di rendere rapidamente in maniera carina, per esempio, il nostro testo o un oggetto vettoriale. Ok? Perché ridi, Simon? Non voglio saperlo perché ridi. E altri effetti, per esempio, lo sapevo, bastardo. E c'hai ragione, però. E vabbè, ragazzi, piano piano. Allora, guardate un attimo, non mi confondere. E vabbè, vale a te, venga e ti prende a testate direttamente a Poggi Bonzi, che adesso so pure dove vivi, che non me lo ricordo mai. Allora, guardate un attimo il link che vi ho appena passato, l'ultimo, Isometric Mockup. In questo caso, guardate ad esempio come possiamo prendere proprio un'interfaccia creata, per esempio, come esercizio di stile per Photoshop o scusatemi, per l'iPhone o per uno smartphone, e in pratica con questo tipo di azione rapidamente ottengo un effetto 3D in isometria, molto molto carino, ok? Vabbè, lo sapete, il calzolaio va sempre con le scarpe rotte. Oppure ancora, per esempio, quest'ultimo, e con Graphic River finiamo. Eccolo qui. All'interno, per esempio, di questo stile trovate altri effetti isometrici che possono essere, come dicevo, molto molto simpatici per ottenere magari delle illustrazioni rapidamente senza perderci troppo tempo. Ok? Ovviamente, come dicevamo prima, alla fine della fiera, comunque sono cose che potremmo anche realizzare a manina. Però il concetto è quello che vi dicevo prima: devo fare tutto velocemente rispettando tempi di scadenza e di consegna, ok? Ah, anche questo, ecco, guardate quest'altro. Questo è uno sketch generator di Graphic River. Anche qui, ovviamente, diciamo, si tratta semplicemente di uno sketch creativo che potremmo tranquillamente farci noi. Però in questo caso, per esempio, otteniamo direttamente un effetto che in un click in pratica ci può servire per tutto ciò che eventualmente
volontà di rappresentare un concetto in modo differente. Avevamo poi parlato di extension Adobe. Allora, questo, quello dell'Adobe, eccolo qui, è il link, ve lo sto appena passando, all'interno del quale trovate, diviso per software, tutta una serie di risorse molto molto interessanti, ok? Per Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, vi consiglio di esplorarlo perché davvero c'è di tutto di più. Tanto per farvi un esempio, ho trovato questo tipo di tool che probabilmente utilizzerò anche io per fare i miei tutorial. Non lo conoscevo, mentre preparando i link oggi pomeriggio per voi, ho rintracciato questo tool, è un tool ancora in beta, che in pratica, non so adesso esattamente come funzioni perché, ripeto, l'ho visto oggi pomeriggio, però in pratica dovrebbe permettervi di trasformare da Photoshop il vostro flusso di lavoro direttamente in screenshot validi per un tutorial. È un esempio banale. Mi sentite? Sì, c'è stato effettivamente, ho visto anche un piccolo calo di rete. Allora, dicevo, questo tool, per esempio, ottimizza la fase di creazione dei tutorial attraverso Photoshop. È in beta, però è tanto per darvi un esempio. Spulciando all'interno delle categorie dell'Adobe Marketplace... Cacchio, non mi sentite? Mi sentite? Mi sa che forse è solo Valeria allora che non mi sente. Ok. Vediamo un po'. Sì, è normale che effettivamente aprendo i link magari un pochettino la connessione salti, in effetti. Ok. Cerco di andare un po' più piano. Allora, stavo dicendo, spulciando bene bene quel sito dell'Adobe Exchange, troverete tantissimi plugin. Fate semplicemente attenzione alla versione di rilascio, perché navigandoci all'interno, in pratica ho trovato di tanto in tanto dei contenuti vecchissimi. Fra l'altro, il link che vi ho dato, a quanto ho capito, a breve cambierà link e muterà in questo. Cliccateci sopra, cioè il nuovo Marketplace Exchange, chiamatelo come volete, di Adobe, dovrebbe essere questo, che in pratica, diciamo, è già leggermente differente, con tutti gli add-on divisi per genere. Guardate per esempio nell'ultimo link che vi ho dato quante risorse diverse potete ottenere. E non sono tutte a pagamento, ce ne sono tantissime che sono anche a livello gratuito. Quindi cercateli e li troverete. Ok? Quindi un'ottima risorsa questa da approfondire. Per farvi capire quanto il flusso creativo ci possa aiutare, vi faccio un esempio, anzi due esempi abbastanza carini. Il primo, io ad esempio utilizzo fotografie e materiali Fotolia. Questo è il plugin che vi dà Fotolia per andare a cercare direttamente una foto dall'interno di Photoshop, integrandola in pratica in versione bozza. Avete presente quando scaricate l'anteprima dell'immagine? Se l'acquistate direttamente dall'interno, in pratica questo tool vi sostituisce la bozza con l'immagine ad alta risoluzione. Molto utile quando dobbiamo fare delle bozze veloci, prima di acquistare la foto vogliamo vedere come rende. Con questo plugin effettivamente si fa tutto più rapido. E addirittura quest'altro, che dovrebbe essere gratuito, che in pratica vi permette di accedere a delle librerie di risorse aggiungendo a Photoshop quest'altra extension che promette di fare faville. Ok? Sì, certo, ovviamente, diciamo, nel caso di chi ha la CC, comunque, ovviamente, essendo che si deve loggare con il proprio account Adobe CC, ovviamente, diciamo, viene automaticamente assorbito dalla propria suite. Ok? E poi in generale, visto che l'ho trovato, ho pensato di passarvelo, un buon link ricco di plugin per Photoshop di vario genere, per dimostrare che comunque anche in questo senso anche i gloriosi vecchi plugin possono essere utili. Poi, altro tool, vi ricordate che qualche webinar fa parlavamo dei cosiddetti stili Instagram? Vi ho detto che tra i trend visivi ci sono anche gli stili che arrivano dalla piattaforma di Instagram, dal software di Instagram. Perché abbiamo detto che sono dei trend, degli stili visivi che fanno tendenza? Perché gli utenti oggi sono abituati ad utilizzare in pratica Instagram per modificare le proprie foto, e c'è chi addirittura ha fatto delle classifiche andando a cercando di capire con la loro classifica quali erano i filtri più utilizzati. Viene da chiedersi, ovviamente, diciamo, perché dovremmo utilizzare un tool quando abbiamo Photoshop a disposizione.
In effetti il concetto è: se vogliamo utilizzare Photoshop per generare gli stessi effetti, o ci troviamo delle azioni per Photoshop già pronte in stile Instagram, e ce ne sono tantissime, o addirittura possiamo decidere di utilizzare una piattaforma online utile in qualsiasi momento, magari non ha, che so, siamo su un iPad e non abbiamo Photoshop, oppure utilizziamo altri software, sì, qualcosa del genere, Cosimo. Quindi questo link che vi ho appena passato, o il secondo, che in pratica vi permettono di applicare degli effetti online rapidamente, solo per dimostrare che online davvero trovate di tutto. Per quanto riguarda per esempio Illustrator, ci sono anche degli script che troviamo in rete, che possono essere comunque molto intriganti, eccolo qui vi ho passato il link, per espandere il modo in cui utilizziamo il nostro stesso Illustrator. Di Illustrator ci sono degli script che alcune volte ci aiutano in fase produttiva e altre in fase creativa. In fase creativa devo dire che in realtà i più validi che ho visto in rete, soprattutto quelli gratuiti, non sono comunque, diciamo, il massimo della vita, tranne un paio comunque di questi script, però è bene sapere che esistono, perché in alcuni casi comunque ci possono tornare comodi in altre maniere. Alcuni invece di questi strumenti, che magari comunque aggiungono funzionalità di lavoro, Illustrator, Giuseppe. No, sto prendendo così come escono, ok? Quindi dicevo, parlando di questi script, alle volte avete comunque un'aggiunta di funzionalità a quello che è il vostro flusso di lavoro. Quindi dategli un'occhiata, perché qualcosina di interessante si trova sempre. Poi, visto che parliamo di Illustrator, vi segnalo, probabilmente le conoscete già, ma vi segnalo questa suite di plugin che è molto utilizzata dai grafici. In realtà si tratta comunque di strumenti a pagamento che però integrano tantissime funzionalità veramente belle, comunque da vedere, all'interno dei nostri software. E non fatevi ingannare dal prezzo, che in effetti magari sembra un pochettino più costoso, però vi garantisco che comunque hanno il loro perché questi strumenti. Quindi dovete sempre immaginare che chi per esempio ha un flusso di produzione molto ricco, per lui comunque è un vantaggio eventualmente ottenere per esempio a 20, 30, 40 dollari uno strumento che gli dà comunque una potenza espressiva in più. Fatevi il giro all'interno dell'area software, dove ci sono tutti i singoli software della Stude Graphics, sapendo che effettivamente ci può essere magari la risorsa che fa per voi, per disegnare, per velocizzare, per migliorare. Guardate le mini animazioni e i video che ci sono in accompagnamento e credetemi, comunque vale la pena valutare l'acquisto di alcuni di questi softwareini, ok? Questo, vi ripeto, è uno di quelli che comunque so che piacciono di più in generale agli utenti. D'altro canto è una software house che bene o male comunque sforna, diciamo, dei gioiellini. Poi, parlando per esempio di poco fa parlavamo di Photoshop e di 3D, e vi dicevo per esempio che magari potevamo avere la necessità di creare il 3D con altri strumenti. Ora, di 3D ci sono comunque, per quanto riguarda il 3D, tante soluzioni differenti. Ve ne giro un bel po', quindi qui parliamo proprio di 3D. Allora, Blender l'abbiamo già citato, vi do il link originale dove scaricare questo ottimo programma completamente gratuito per generare 3D di alto livello. Sono stati creati anche dei corti a livello visivo eccezionali con questo software. E vi ricordo che quando trovate un software interessante, non vi dovete fermare solo al nome del software. Cercando online troverete tanti canali dedicati a Blender come questo, all'interno dei quali trovate artisti che vi fanno da guida, che vi danno risorse, che vi addirittura vi propongono software a pagamento per un qualcosa di gratuito, che però con pochi soldi vi permette, diciamo, di velocizzare il flusso di produzione, ok? Quindi comunque, ecco, per esempio, questo è un vecchio post di un artista che ho trovato lì su quel link, dove, ripeto, è un vecchio post, quindi è tanto come esempio, però vi dava, diciamo, tutta una serie di add-ons che in qualche modo comunque vi aiutavano a espandere le funzionalità del vostro Blender stesso, ok? Il corto rosa non so, però io ne conosco tre: Elephant Man, quello del coniglio gigante e un altro che non mi ricordo. So che ne stavano producendo un altro. Rosa, è vero, hai ragione, anche Rosa, sì, ho capito quale ti dicevi. Comunque, è tanto per dire che questo software è gratuito, ma comunque ci offre veramente tantissimo, ok? Guarda, il tuo link me lo metto qui, così poi lo metto in distribuzione con il resto dei link. Eccolo qui.
E per quanto riguarda poi la produzione del 3D, può essere, per esempio, diciamo, intrigante per qualcuno utilizzare. Ecco, ok, prima guardiamo un attimino il link di Giuseppe. Giuseppe ci ha dato un link a disposizione, però questo è per studenti, Giuseppe. Non, cioè, se lo vogliamo utilizzare un software gratuitamente per imparare a utilizzarlo, d'accordo, però a livello di produzione ricordiamoci che non potremmo utilizzare una versione da studenti, cioè non possiamo utilizzarlo per la produzione, ok? Allora, dicevo, tornando un attimino al 3D, vi faccio vedere due programmi che sono molto utilizzati per creare velocemente degli effetti in 3D. Soprattutto con oggetti semplici e testo, come ho fatto anch'io qualche mese fa per creare velocemente un 3D con degli effetti particolari. Il primo è Xara, che comunque diciamo, è arrivata adesso alla versione 7, e che in effetti comunque diciamo che svolge il suo compito in maniera comunque assolutamente pregevole, seppur limitatamente a ciò che deve fare. Il programma di cui sto parlando si chiama Xara 3D Maker 7. E come vi dicevo, comunque può essere una buona soluzione per una base poi da post-produrre in Photoshop. È una soluzione rapida. L'equivalente di Xara 3D per il Mac invece si chiama Aurora 3D Maker. Eccolo qui. Questo è il software che stasera non mi escono le parole. Questo è il software che ho acquistato io e che in pratica, come vi dicevo, ho utilizzato per un'illustrazione che poi troverete a corredo dei link quando li metterò in distribuzione per far vedere come in 30 secondi ho creato un 3D di un certo genere, post prodotto poi velocemente con Photoshop. Avrei potuto farlo anche con Photoshop, però in quel caso, rispetto alla gestione delle luci e effetti preimpostati, mi era più comodo utilizzare Aurora 3D Maker e quindi l'ho utilizzato. Quindi sto cercando comunque di aprire la strada anche a chi magari vuole avere lo strumento già pronto il più possibile rapido, senza dover per forza, diciamo, apprendere un qualcosa che magari non ci interessa. Lato Photoshop. Poi parlavamo per esempio della keyword poco fa, terreno, e parlando di 3D, sì, lo puoi fare sia con Photoshop che con questo tipo di tool. Sì, vale. Parlavamo per esempio di 3D ambientale. Vi faccio vedere il glorioso Terraken, un software che nel corso degli anni ha fatto faville. Questo software lo trovate sia in versione gratuita che a pagamento e ha una serie di extra particolari. Vi assicuro che anche in versione gratuita richiede un attimino un approccio, cioè particolare, cioè all'inizio ve lo dovete studiare un po'. Però anche andando a casaccio, creare degli scenari, per esempio come albe, tramonti, montagne, fiumi, laghi, mari, eccetera, diventa molto carino. Poi magari da post-produrre in Photoshop. Io, per esempio, di tanto in tanto lo utilizzo se nei miei scenari mi serve uno sfondo di questo genere, anziché fare come si faceva una volta, che si andava a cercare la classica immagine semi-virtuale creata da qualcuno, in questo caso me la creo direttamente io, ok? Il prodotto al quale mi riferisco è questo nel dettaglio, Terraken arrivato alla terza versione, ok? Come vedete addirittura potete diciamo integrare tutta una serie di effetti e converrete con me che per esempio conoscere 3D Studio Max ma no, in realtà non tanto Cosimo, sai, tieni conto che dipende che cosa stai creando, però con un buon processore in realtà non è assolutamente così lento. Sì, anche Person View, insomma, no, View, Person View è un'altra cosa. Anche View comunque non è male, però diciamo che ho cercato dei tool che fossero gratis almeno nella versione di base e soprattutto ci permettano di creare un qualcosa di visivamente valido senza eccessivi sforzi. Ecco perché non vi citerò magari software 3D avanzati o robe comunque troppo pesanti, perché chiaramente comunque entriamo in un altro settore, ok? Come Terraken vi faccio vedere per esempio World Machine e vi faccio vedere anche quest'altro che potrebbero essere link un po' vecchiotti, però potreste trovare qualche spunto da esplorare. Sto facendo il corso. Scusatemi perché evidentemente i messaggi non sempre arrivano correttamente. Altro programma 3D gratuito e molto interessante per chi magari si vuole cimentare nell'utilizzo di ZBrush
Esiste una piccola sorta di versione parallela di ZBrush creata dalla stessa casa che si chiama Sculptris. Eccolo qui, completamente gratuito. Io personalmente l'ho utilizzato e mi ci sono divertito molto. È diciamo, in qualche modo è, come dicevo, l'anteprima per ZBrush, però giocando potreste comunque sviluppare qualche cosina effettivamente di carino da integrare nelle vostre realizzazioni. Ok? E ovviamente abbiamo anche il classico SketchUp che vi ricordo, pur essendo comunque un programma che abbiamo sempre sentito nominare, alle volte comunque in qualche modo lo mettiamo da parte, non so perché, però vi assicuro che comunque vi permette di creare degli oggetti assolutamente dei panorami, comunque degli scenari comunque interessanti da considerare. Ok? Questo per quanto riguarda il 3D. Torniamo invece qui in alto. Vi ho parlato anche più volte di Sketchbook Pro. Vediamo il link di Giacomo. Il mostro di Loch Ness. Beh, no, comunque ZBrush è veramente molto molto interessante come software. Allora, poi vi ho parlato di Sketchbook Pro, un software che costa 70 euro all'incirca. Che io stesso, diciamo, acquistato e utilizzo abbondantemente, ottimo per il disegno ed è soprattutto comunque, come posso dire, molto pratico per realizzare tutta una serie di disegni che magari in Photoshop non uscirebbero alla stessa maniera. Dentro questo tipo di strumento troviamo veramente tutto ciò che serve a una persona che disegna o illustra in digitale. Vi consiglio di dargli un'occhiata, fra l'altro c'è una trial di 15 giorni non progressivi, quindi comunque. Scusatemi, progressivi, quindi non continuativi, cioè lo potete utilizzare 2 giorni adesso, poi 3 giorni, poi aspettate una settimana e altri 4 giorni, quindi avete tutto il tempo per testarlo e vi assicuro che comunque vi darà ampie soddisfazioni. E nei prossimi giorni pubblicherò i tutorial di Sketchbook. Sì, Antonio, lo stavo appena dicendo proprio. C'era il webinar dedicato, ma per quei problemi di linea di cui vi ho parlato, purtroppo non sono riuscito a realizzare quel webinar e ho pensato di farci dei mini tutorial video per farvi vedere come funziona. Vi garantisco che comunque è molto molto interessante, ok? E Sketchbook Pro e Sketchbook Design, dici? Guarda, credo che in realtà siano comunque Sketchbook Pro e Sketchbook Design. Ah, ok. Uno in pratica dovrebbe essere destinato più al design di tipo industriale, quindi comunque un design legato più a modellazione di forme di un certo genere. Sketchbook Pro invece è quello un pochettino più creativo, più artistico. Ok? La cosa bella qual è? Che Sketchbook Pro, ad esempio, ha una struttura simile a quella di Photoshop, cioè a livelli e addirittura ha dei metodi di fusione come moltiplica, scherma, eccetera. E potete esportare un PSD a livelli. Io infatti cosa faccio spesso? Disegno ciò che mi interessa su Sketchbook, poi lo esporto in PSD e me lo vado a post-produrre in Photoshop. Ok? E anche Sketchbook Pro, ha una serie di pennelli e strumenti aggiuntivi. Ok? Quindi per 70 dollari, sinceramente, io l'ho pagato 35, quindi è possibile che di tanto in tanto ci siano anche altre offerte. Tenete gli occhi aperti perché vi assicuro che comunque l'acquisto è assolutamente valido e si fa apprezzare. Poi altro software legato a Photoshop che vi ho consigliato tante volte, Brush Pilot. Brush Pilot è in pratica un programma che ci permette di gestire i pennelli che abbiamo in Photoshop o altrove nel nostro hard disk, mostrandoci l'anteprima nel dettaglio. In pratica è uno strumento all'interno del quale voi al volo potete installare, esplorare e visualizzare qualunque tipo di pennello avete nel vostro computer in modo tale da sapere con esattezza dalla lista di Photoshop dove non si può vedere sempre che tipo di pennelli stiamo selezionando quale scegliere. Vi dà le informazioni sulla grandezza, sulla loro posizione in tutto l'hard disk perché istantaneamente esplora l'intero hard disk. Veramente molto comodo. Se volete, diciamo, cimentarvi con un software simile ma gratuito, vi segnalo due alternative. Uno si chiama ABR Viewer. Eccolo qui, ed è gratuito. Io l'ho testato prima di acquistare Brush Pilot, però non sapevo che esisteva Brush Pilot e ho testato quello, ma sinceramente a me non è piaciuto. E poi quest'altro. E di quale parli, Patrizia? Di ABR Viewer?
Ah, ok. Ma te l'ho detto, io comunque ho avuto dei problemi anche su Mac, quindi non mi è piaciuto granché. Comunque, prova anche questo secondo. Ma forse è addirittura lo stesso link ora che guardo il link. Probabilmente è lo stesso in realtà. Gli ultimi due link sono lo stesso progetto. Vabbè. E altro esempio, abbiamo parlato tante volte di CinemaGraph. All'interno dell'Apple Store trovate, per esempio, programmi come questo che in sostanza vi permettono di realizzare velocemente le CinemaGraph. Vi ricordate, vi ho spiegato in un webinar che cosa sono le CinemaGraph, come si realizzano, eccetera. Ora, ci sarà un webinar tra un po' di tempo, penso la settimana prossima, dedicato, quindi vi spiegherò quali sono le due tecniche che si utilizzano in Photoshop, perché ci sono tanti tutorial in rete, ma poi lasciano un po' il tempo che trovano. C'è una, diciamo, una sorta di tutorial rapido che vi passerò, che vi farò vedere comunque nel dettaglio, che ci aiuta comunque a crearlo con Photoshop. Esatto, Simon, 22 dollari. Ma ce ne sono anche altri, se girate comunque. Questo è quello che io personalmente ho acquistato e che mi piace. Pur facendoli con Photoshop, diciamo che semplicemente se devo fare una cosa rapida utilizzo questo software. Se devo invece lavorarci a livello creativo, preferisco farlo con Photoshop, ok? E adesso invece passiamo a qualcosa di un po' più astratto e particolare. Allora, innanzitutto vi passo questo software per creare le vostre nuvole di galassie online. Immagini che poi potete scaricare, se non addirittura con lo screenshot sviluppare. Questo strumento è una figata. Scegliete un colore a sinistra, pigiate il mouse all'interno della scena, tenete premuto e trascinate. Pian piano vedrete crearsi delle nebulose come se fossimo effettivamente all'interno dello spazio. E la figata sta nel fatto che avete anche, diciamo, tutta una serie di controlli a destra che vi permettono di rendere, per esempio, più forte o meno forte quello che eventualmente è l'applicazione del vostro pennello all'interno della scena. E con questo potete creare delle figate mostruose. E vi faccio notare che in alto a destra avete anche lo strumentino download. Ok? E questo è il primo strumento. Se vi piacciono i frattali, però, c'è anche ad esempio questo, un softwareino da scaricare. Io l'ho utilizzato e vi permette di creare, è completamente gratuito. E vi permette di creare in pratica dei oggetti virtuali, dei frattali un po' particolari. Anche qui richiede una serie di anche questo software richiede un attimino di ragionamento, nel senso che comunque dovete smanettare e andare per tentativi, però vi assicuro che se ci lavorate potrete ottenere comunque delle cosette parecchio sfiziose. Poi vi mostro un tool che è in pratica solo per Windows. Fatemi solamente vedere esattamente qual è dei tanti, che adesso ve ne passerò molti particolari come quello delle nebulose. Ah, eccolo qua. Guardate, sempre effettivamente effetti in stile frattale, però un po' particolari. Sì, fino a un certo punto, Paola, dipende dal software, ma comunque ti permettono comunque di scaricare immagini con le quali ci puoi lavorare, tutto sommato, dai. Non ti aspettare ovviamente la massima risoluzione di chissà che tipo, però vale comunque la pena provarli. Questo link è l'ultimo che vi ho passato, parliamo sempre di frattali, questo tool è solo per Word, per Windows, però diciamo che vi permette di giocare con le forme in una maniera molto particolare. E fra l'altro, rispetto a questi strumenti, questo link che vi ho passato, il tool che preferisco tra questi si chiama Geometrica, eccolo qui. Allora, scendiamo qui sotto. E troviamo ok. Passiamo ad altri due software che io personalmente adoro. Ciao Cosimo. Allora, questo è Amberlite, un software che costa pochissimo e che in pratica vi permette di creare, acquistandolo, ovviamente comprandolo, degli effetti fumo e fiamme o degli effetti particolari sulle vostre immagini. Aspettiamo un attimino che carica. Dategli un'occhiata perché vale veramente, diciamo, l'acquisto. Io li ho comprati tutti e due e non mi sono assolutamente pentito. Con questo, in pratica, potete creare degli effetti speciali simili a quelli che trovate, ad esempio, su Fotolia, su DeviantArt, in giro per il web. Solo che decidete voi come generarli. Sapete qual è la figata? E prova a ricaricarla perché ci ha messo un po' anche da me, Vale. Sapete qual è la figata? Che le forme che vedete le potete modificare in vettoriale.
Il che significa che in pratica quelle immagini, quelle forme, avranno dei pivot, che sono i punti, i classici nodi delle immagini vettoriali, che potete spostare liberamente nella scena. Quindi non si tratta semplicemente di disegnare un frattale così particolare o queste scene così specifiche che troviamo spesso in rete, ma addirittura siete voi a decidere colore, dettaglio, ciao Marco, colore, dettaglio e contorno da poter utilizzare nelle vostre scene. Insieme della stessa casa di produzione c'è anche quest'altro che è ancora meglio, è quello che genera fiamme, fumo e altri effetti come volete voi, si chiama Flame. Anche questo l'ho acquistato e questo ha di buono che addirittura vi viene dato con un plugin per Photoshop in modo tale che in pratica possiate comunque far dialogare i due strumenti. Questo ha anche un'anteprima online. Se voi provate per esempio a disegnare in questa anteprima che vi salta fuori, avrete chiaramente idea del tipo di effetto di cui parlo e tenete conto che vi potete veramente sbizzarrire per forma, colore, densità, intensità, eccetera. E anche questo lo potete gestire con i pivot vettoriali. Questo è uno strumento attraverso il quale potete creare la forma che volete, fumo, fiamme o quello che vi pare, perché avete un sacco di pennelli all'interno, direttamente sulla forma con la quale state lavorando. E avete i livelli come per Photoshop. Attenzione perché avete anche i livelli come per Photoshop. E potete esportare facendolo dialogare con Photoshop. Ok? Quindi si tratta effettivamente comunque di creare delle cose veramente sfiziose. Io ci ho giocato parecchio con questo software e mi ci sono comunque divertito da matti. Ok? E quest'altro. Cos'è? Ah, ecco, se volete avere un'idea di questo strumento, a parte che c'è il video in basso, in alto avete anche la vocina brush. Quindi, tanto per farvi capire quanti pennelli e quanti effetti diversi potete costruire, sapendo che effettivamente li potete personalizzare sul momento, decidendo veramente tutta. Ok? Poi. Cosa vi faccio vedere? Ve ne faccio vedere un altro abbastanza sfizioso. Ah no, questo è già quello che ho fatto vedere. Allora, vediamo questo. Adesso ci stiamo spostando anche verso l'arte generativa. Ah, anche questo per esempio è molto carino. Tipo le nebule, le nebulosa. Ultrafractal no, date un'occhiata a questo, arte generativa, guardate che figata che è anche questo. E Simon, questo qui è tipo quello delle nebulose, guarda che figata che è. Questo è veramente, veramente interessante. E potete ovviamente salvarlo. Che ne pensate di questo che vi ho appena dato? Wave Silk? Bello, vero? E anche questo, come le nebulose, le potete scaricare a piacere. Vediamo quest'altro. E qui trovate. No, vabbè, oddio, questi sono. Vabbè, no, niente, questo non ve lo passo. Vediamone un altro. Allora, parlando di geometria, resistete ancora un quarto d'ora e poi ho finito perché ci sono due o tre link che vi devo passare. Quest'altro che vi sto mandando, serve, che vi sto spedendo, serve a creare delle forme geometriche. Che ho trovato tramite la keyword geometria sacra. Per chi non lo sapesse, in pratica, ovviamente c'è tutta una logica legata al misticismo, eccetera, eccetera, alle forme geometriche. Ho trovato un tool che vi permette, è un po' macchinoso, ma vi permette di creare delle geometrie con questo tipo di software. E poi vi passo anche, vado un po' veloce e poi voglio arrivare a Alchemy. Allora, guardate, questo per esempio è un generatore di glitch, ve ne passo uno. Questo è un ottimo generatore di glitch, ma ce ne sono altri due che adesso vi vado a passare. Che vi permette praticamente di verificare con i vostri occhi quello che potreste fare con un'immagine. Provate a cliccare, per esempio, su un'immagine qualsiasi tra quelle disponibili e a cliccare il pulsante Glitch It e vedrete effettivamente i tanti effetti che, per inciso, trovate molto spesso tra le creatività anche su Behance. Questo è un tool alternativo. E anche un altro molto intrigante, sempre parliamo di glitch. Eccolo qua. Tornando un attimo sui frattali, vi faccio anche vedere, e ovviamente vi faccio notare che le immagini che generate li potete addirittura scaricare. Giocate un pochettino, per esempio, con i tool e divertitevi. Tornando un attimino ai frattali,
Vi faccio conoscere anche un softwareino da scaricare molto molto intrigante che questo genera veramente dei bei effetti. Anche andando a casaccio, creerete degli effetti simili a quelli di Flame Painter che vi ho passato. Oddio, si è bloccato. Ok. No, non so effettivamente che cosa era successo. Comunque. Sì, ma la piattaforma pure ha qualcosa che non va perché mi dice che siamo solo in due, ma non mi pare che siamo solo in due. Vabbè. Allora, vi stavo passando questo link, è un software legato ai frattali, molto molto interessante, molto molto interessante, e vi permette di creare degli effetti in stile Flame Painter, ok? D'accordo? Volevo, ecco, altro tool interessante, prima di passare ad Alchemy, volevo farvi vedere un generatore di ambigrammi. È un tool che in pratica, questo non è gratuito, se volete generare qualcosa lo dovete pagare, oppure vi fate aiutare dalla piattaforma per creare il vostro ambigramma e poi lo ricostruite direttamente in vettoriale.